Ciao a tutti dal Piero. Quest'anno il discorso sarà un po' particolare. Perché? Perché ovviamente si sta chiudendo un anno difficile. Un anno che psicologicamente ci ha provato tutti quanti e ci ha messo realmente a dura prova. Si chiude un anno di forti conflitti sociali, un anno che resterà nella storia. Un anno che doveva vederci uniti e doveva vederci forti nell'uscire da questa pandemia. Questa pandemia doveva renderci migliori, purtroppo non è stato. Questa pandemia ci ha reso di gran lunga peggiore di quello che eravamo, ha tirato fuori da noi la parte più brutta di noi. Ho potuto leggere sui social auguri di morte verso chi come me fa video solo perché abbiamo scelto sanitariamente di prendere un'altra decisione rispetto a tanti altri. È un anno che si chiude con un disastro politico a dir poco immenso a livello globale, un disastro economico a dir poco ineguagliabile nella storia, un disastro sociale. Non siamo stati capaci di capire che ci hanno diviso per non mettere il popolo contro i governanti. Ci hanno distratto per poter fare i fatti loro. Alcuni dati snocciolati così, ma tanto per luce, gas, benzina e beni primari in Italia più 600% in totale. Privatizzazione dell'acqua pubblica, mentre noi litigavamo fra di noi, fra chi fa una scelta e chi ne fa un'altra. Siamo stati degli idioti, su questo non c'è dubbio. Il 2022 deve cominciare all'insegna di un forte cambiamento sociale. La vita di prima scordiamocela, ce la possiamo dimenticare, non tornerà mai più. La vita di prima non tornerà mai più. La vita che facevamo fino al 2019, quella non tornerà più. Ma saremo noi a dover imporre alla politica le regole di una nuova società, una società migliore. Questo è quello che dovremmo fare. Dobbiamo farlo. Perché se non siamo in grado di farlo, se non saremo in grado di farlo, se non saremo in grado di stare uniti, se non saremo in grado di rispettare quelle parole che sono citate nel nostro inno, Fratelli d'Italia, dovremmo essere fratelli. Anche con i nostri cugini transalpini, iberici o con i nostri amici teutonici, se non siamo uniti, prevedo un 2022 per quanto possibile ancora peggiore del 2021. Un 2022 di forti conflitti sociali, prevedo, se non siamo uniti. Dobbiamo realmente unirci e decidere il futuro. Siamo sulla soglia di un forte cambiamento epocale. L'umanità è sulla soglia di un forte cambiamento epocale. Bisogna che questo cambiamento lo decidiamo noi e non la politica. E non chi è sopra la politica. Il 2021 si chiude con noi poveri che guerrigliamo fra di noi e con noi poveri che dimentichiamo una cosa importante. Dimentichiamo che le guerre fra poveri le vincono i ricchi e a farne le spese saranno sempre i poveri. Lo spettacolo deve continuare, bisogna che tutto vada avanti,
Su questo non vi è dubbio. Ma dobbiamo avere la forza di reagire. Dobbiamo avere la forza di poter essere noi a gestire il nostro futuro. Se non saremo in grado di fare questo, i nostri diritti moriranno il 31 di marzo, in maniera definitiva. Siamo in un periodo storico importante, in un periodo storico che richiede un forte impegno sociale. Ma se non lo facciamo da persone unite, da popoli uniti, non da popolo, da popoli, la razza umana rischia un forte cambiamento, in peggio. Dobbiamo assolutamente guardare al futuro. Oggi, più di quanto dicevo nei discorsi di fine anno passati, non possiamo più precludere il futuro ai nostri figli. La nostra generazione ha lasciato correre tutto quello che poteva essere importante. Bene, noi dobbiamo riprenderci quello che... Dobbiamo metterci noi in gioco e cercare di dare ai nostri figli un futuro vero. E lo possiamo fare solamente se dal 2022 diventiamo un popolo unito. Se non lo faremo, se non diventeremo un popolo unito, se non ci uniremo, non avremo giocato con la nostra vita, ma con quella dei nostri figli. Io vi saluto, vi auguro un felice Capodanno, un felice inizio d'anno, un Capodanno, una fine e un inizio dell'anno, vi auguro all'insegna della ragione, del ponderamento e della forza psicologica necessaria per affrontare un anno che sarà davvero duro. Un grande abbraccio dal Piero, augurandovi il meglio per la vostra fine dell'anno e augurandovi il meglio per il vostro inizio d'anno. Un bacio e un abbraccio. E anche se quest'anno sono stato un po' assente, non sono completamente fuori da YouTube e non lo sarò mai. YouTube continuerà a essere una delle mie attività. Continueremo a vederci anche nel 2022. Quindi un bacio e un abbraccio, ci vedremo nel 2022 per parlare di quello che deve essere il nostro futuro. Ciao a tutti dal Piero.